E poi abbiamo visto la pubblica amministrazione. Allora, qualcuno è entrato nella pubblica amministrazione prima di 35 anni? La ministra Madia, la ministra della pubblica amministrazione, è diventata ministra prima di avere 35 anni. Dopodiché si scopre che la sua tesi di dottorato è in buona parte plagiata, cosa che è un dato di fatto, è stato dimostrato in maniera La Madia ha negato incontrovertibile e, sempre, ha come ha fatto anche spiegato. querela al fatto, Sì, diciamo. ma Ma non si secondo me possono. querelerà anche Sì, quelli che ma non si continuano a possono. Non dirlo, si eh? può. Bene, Attenzione, che perché non è che querele, si vediamo in possono fare delle tribunale. accuse così E come. gratuite. Beh, insomma, non ha virgolettato Guardi, non è pezzi che non gratuita, erano suoi, dai. Ma È dimostrato da stata chi? dimostrato. Scusate, dimostrato Posso da chi? parlare? Sì, no, ma dimostrato da chi? Da un È stato dimostrato giornale? io. Beh, Ma vabbè. guardi, se lei mette accanto due testi e vede che ci sono dei passi identici senza virgolette, non ci vuole, come dire, granché per capirlo. Repubblica l'ha detto, Roberto Perotti ha detto che il plagio c'è stato, indubbiamente. Poi ha detto che per lui si deve dimettere perché la riforma della pubblica amministrazione fa schifo e non perché la tesi è stata plagiata, Ma anche se lo è rimontana, stato. riutilizzi Guardi, altri io da Presidente di argomenti, è un Libertà. consiglio. No, questo è un argomento importante, perché io non posso dire ai miei studenti che devono fare correttamente il loro lavoro di dottorato per poi andare a lavorare in un call center o emigrare in un altro paese quando la Madia plagia buona parte della sua tesi di dottorato e diventa ministro prima di 35 anni. Ma Perché guardi che questo è il problema dell'Italia. Esattamente questo. Il quello problema che di lei una sta classe dicendo. dirigente Guardi indegna. Montanari, le do un consiglio, siccome la Madia ha querelato e sarà un organo giudiziario No, la Madia non ha a querelato, ha stabilire annunciato la una querela, che è un verità, po' è a diverso. stabilire la verità dei fatti, io le consiglio un po' più di cautela Bene, nelle allora direi una affermazioni che cosa, perché fa. la Madia qui non c'è, non può difendersi dalle Guardi, accuse, non farei un processo alla Madia per un problema di correttezza. Ma tra l'altro il professore della Sì, beh, voglio Madia dire. l'ha, come dire, assolutamente difesa in questo attacco violento che c'è stato da parte di un No. giornale che si Allora. chiama Il Fatto Quotidiano, che sappiamo, Ah. poiché anche la sottoscritta è spesso, diciamo, su Guardi, quelle pagine con parole di elogio. Quindi io non darei da una parte al Fatto Quotidiano la verità e metterei una bolla sul ministro Posso Madia. Io, parlare? Posso francamente, sarei un parlare? po' più cauto. La Vabbè, ma Repubblica, non è che lo non so puoi se l'onorevole ha bloccare. letto la Ma no, ma Repubblica dicesse di quello che domenica, vuole, poi ma magari si prende dicendo quello quella. che hanno Allora, scritto tutti i scusate, giornali, dai. In prima usciamo, sta pagina, dicendo che hai posso finire il dimostrato. discorso? È molto Sì. divertente. La classe politica reagisce alle opinioni minacciando querele. Allora, io dico che Ma se Repubblica qualcuno dice il domenica in prima falso, pagina, con l'articolo esiste anche del la professor legge? Perotti, che è un collega che insegna alla Bocconi, ha detto la stessa cosa. Il plagio c'è ed è indubitabile. Poi ha detto, secondo me non è una cosa grave. Il problema grave della Madia è la qualità della riforma della pubblica Ha detto di più amministrazione. Perotti, Mi sembra che leggo siamo una in tema. pagina. Abbiamo parlato di pubblica amministrazione Dico e io di sul età plagio media. una cosa. Invece questo è proprio un problema molto serio. È il problema della qualità della classe dirigente rispetto al paese e all'idea che la politica possa mettere nei posti chiave persone che non hanno sufficiente esperienza per un criterio di appartenenza e non di preparazione, Sì. che era il senso dell'editoriale di Perotti su Repubblica, che non è il Fatto Quotidiano, glielo ricordo. Quindi questo è uno snodo Allora, devo fondamentale di cui siamo di sentire. Ecco, quindi fronte. allora posso fare una domanda a Montanari. Quindi lui ritiene che ad esempio uno come Di Maio, che è, diciamo, fuori corso da un po' di anni, possa fare il Premier? È una domanda sincera che rivolgo a Montanari. Allora, guardi, ritengo che alcune delle cose che ha detto Di Maio sono No, imbarazzanti, la veramente risposta imbarazzanti, è però sì o no? ritengo che ci sia una cosa. Le ho risposto, ci sono delle cose No, non mi ha imbarazzanti, ma risposto. come dire, no, non che Renzi. Ma non che Renzi non abbia fatto le stesse cose, Renzi ha Non dimostrato parliamo di altrettanti Renzi, falli parliamo culturali, di il Di Premier l'ha Maio. Lei ritiene fatto. che Ha un ragazzo scritto. fuori Guardi. corso, visto che lei criticava così aspramente e con quel bangelo in tasca sul dottorato della Madia, no? Le faccio la Quello è un domanda. fatto, Un è un dato ragazzo, di fatto. no, lo dice lei, un ragazzo fuori corso che vuol fare Ma il no, i fatti sono Premier, fatti. secondo lei va bene o male? Una domanda. Posso rispondere io a No, questa voglio che domanda? mi risponda Sì, Montanari. dopo, se vuoi Guardi, non rispondo. Montanari, prego, poi sentiamo anche l'opinione di La Russa. Guardi, Abbiamo spostato il il Premier dibattito. lo sceglie il Presidente. Il Premier lo sceglie il Presidente della Repubblica, nonostante che lo statuto del PD Ma dica che è il che candidato segretario c'entra? Le ho anche il fatto candidato un'altra Premier. domanda. Io. Non Mi fa evada la finire, mi domanda. fa finire. Certo. Allora, guardi, no, ma non ha senso che lo dica io. Io dico soltanto che se l'ha fatto Una Renzi lo domanda può le ho fare anche fatta Di lei. Maio. Non vedo nessuna differenza, Allora, se l'ha fatta lei parlando Renzi lo di può fare titoli, pure Di francamente. Maio. Questa è la risposta di Però, Montanari. guardi, Non risponde perché stavamo parlando però di c'è un titoli e problema. Sì, capisco però, guardi, l'imbarazzo di però c'è un Montanari, che non problema. vuole C'è un pro... rispondere. Ma come imbarazzo? Ma c'è un Allora mi problema risponda. Scusa, Sì o devo no? sentire Eleonora C'è Voltolina. una. Prego.
Voglio tornare al tema dei giovani. Un minuto, arrivo, però dato che parlavamo di un tema secondo me strutturale che riguarda milioni di giovani italiani, non mi vorrei perdere sui curriculum in questo momento, anche perché ci ha spiegato Poletti che valgono meno del calcetto, quindi lasciamoli perdere sti curriculum.